Ed eccoci al nostro video pensiero del giorno, video Tuts of the Day. Lasciatemi aggiungere un attimo una cosa sul professore. Non so se avete visto il video poi prima, sul mio professore, sul suo compleanno. Non so se ho messo quella foto di cui parlo adesso, ma se avete visto quella foto con l'uccello, diciamo che è una foto del suo stato di WhatsApp qualche tempo fa che vidi, che appunto significa, il significato è:
come cacare in testa agli umani in sole 12 lezioni. E poi volevo fare un gioco di numeri, perché se lui ieri ha compiuto 62 anni, rovesciando i numeri, quindi il 2 al posto del 6 al posto del 2 fa 26, e io, diciamo, un giorno prima, in realtà, l'altro ieri, ho raggiunto 26 iscritti qui su questo canale. Sì, anche se, ripeto, i veri iscritti li ho raggiunti l'altro ieri e non ieri, che era il giorno del suo compleanno, ma comunque più o meno ci troviamo. But today is another birthday, perché today I would like to wish a very, 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 very 80th birthday to the mythical, anzi, the legendary Kenneth Welch. Kenneth Welch, che fa compie 88 anni, il grandissimo nostro Our Great Windermere, from Twin Peaks, Battle from Other Movies, che però io non ricordo in questo momento. Certamente avrò visto qualche altro film con lui, ma in questo momento non li ricordo. Uno sicuro che ho visto è Carol, il film sul Papa, in cui fa la parte di un professore, ma veramente bravo. Se noi, è uno di quei casi di quegli attori bravi ma sottovalutati. E sì, per quanto concerne Windermere, il suo personaggio di Twin Peaks, devo dire che, insomma, devo dire che è uno di quei personaggi che personalmente ho nel cuore. Ho nel cuore, e che spero anche, in certo senso, qualora questo Wisteria, un Recorded Night di cui si parla da tempo, qualora appunto questo progetto fosse un nuovo progetto su Twin Peaks o uno spin-off di Twin Peaks, spero appunto che si possa continuare la storia del suo personaggio. E tra l'altro, in questo senso, io l'estate scorsa, proprio qui sul meteo, ma anche l'ho girato su tutti i miei tre canali linciani, quello principale tastiere e quello solo linciano, comunque ho fatto un video, diciamo, nella villa in cui prende il sole. Ovviamente di questa cosa sa chi mi ha seguito da sempre dall'estate scorsa. E sì, ho girato questo video ispirandomi proprio a questa cosa qui, al presunto continuo di Twin Peaks e al presunto ritorno di Windermere. Infatti il video, ho ripreso gli alberi con tanto della sua musica fischiata da me, cioè uno dei suoi temi di Angelo Badalamenti, sempre fischiati da me con il massimo del reverbero in quel video, che è Windermere's Motif 1, cioè Windermere's Motif col flute motif, e tra l'altro anche interpretato alla tastiera. Sì, e diciamo, ho colorato il video anche di viola, pensando appunto alla wisteria, che sono i fiori viola. Comunque il titolo del video si chiama proprio Wisteria, Twin Peaks, Wisteria, Recorded Night, The Return of Windermere, fan video, tra parentesi. E diciamo, questo flute motif lo fischio anche perché dura poco, fa così. Sì, forse ci manca una piccolissima parte che mi sfugge in questo momento, ma comunque è questo in generale il pezzo. Sì, e appunto, grande personaggio delle prime due stagioni, uno dei miei preferiti. Mi piace proprio la storia che c'è, tutto il mistero intorno al suo personaggio, oltre che in generale a Twin Peaks ad essere misterioso. Poi ovviamente grandissima scena, quella finale, quella in cui porta Annie Blackburn nel bosco, e poi quella in cui entra proprio nella loggia nera insieme a Cooper, in cui, tra virgolette, viene eliminato poi da Bob. Sì, vabbè, sarebbe tanto da dire, veramente un grande personaggio, immortale per me, la sua prima apparizione, indimenticabile, appunto con questa musica in sottofondo, mi sembra nel 14° episodio, o nel 15°, nel 14° episodio della seconda stagione, quando Leo appunto arriva alla sua cabina. Tra l'altro,
La cabina nei boschi è anche un mio posto preferito di Twin Peaks. La cabina abbandonata, Leo John sono arrivati notte in questa cabina, appunto, e vede Windomere di fronte a lui, seduto di fronte a lui, anche se in questo momento mi pare, appunto, dice proprio sono Windomere, la cosa del genere, presentandosi. Forse dice anche una lunga storia da raccontare, ma non su quest'ultima non sono sicuro. Sì, grande Kenneth Welch, beh, spero veramente passi l'ottantesimo compleanno. Ad ogni modo, l'anno scorso, appunto, ho interpretato una suite su di lui, chiamata proprio la Windomere su Keyboard, suite Keyboard Tribute, una cosa del genere. Appunto, se vedete una serie di brevi all'inizio del video, sono proprio dedicati a lui. Se vi interessa, i video completi sono sempre in descrizione. Sì, poi pensavo al continuo del tributo, mio tributo a Angelo Badalamenti, ma la seconda parte, quella basata sui pezzi da Firmino Lynciani, ma ne parlo meglio domani perché oggi non carico il pezzo, penso più domani, dopodomani. Credo di aver detto tutto. Sì, nel caso mi venisse anche altra cosa in mente, aggiungere la scrivo in descrizione. Come sempre, have a great day again, a domani.